Un sedile delle auto è previsto normalmente per una persona adulta, con una taglia da 1,5 a 2 metri. Un bambino assicurato con una cintura a 3 punti d'ancoraggio sarebbe quindi esposto a ferite importanti al ventre e al collo in caso di incidente. I bambini hanno dunque bisogno di un seggiolino che li protegga, tenendo conto della loro fisionomia. Secondo l'ordinanza in vigore in Svizzera, ogni bambino fino all'età di 12 anni o con una taglia inferiore a 150 cm è tenuto a sedersi su un apposito sedile per l'auto per circolare in modo sicuro. Anton Keller, responsabile del progetto TCS per la sicurezza dei bambini, ci spiega l'utilità di questa ordinanza. Gli adulti e i bambini dai 12 anni circa hanno un bacino stabile che impedisce alla cintura di sicurezza, in caso di urto, di risalire fino all'altezza della pancia. L'ossatura del bacino di un bambino è invece meno ben formata, specialmente a livello dell'osso iliaco. La cintura è quindi meno stabile. È per questo motivo che in caso di utilizzo di un rialzo, le guide delle cinture laterali permettono alla cintura di restare al suo posto, senza scivolare verso l'alto. La legge autorizza l'utilizzazione di semplici rialzi, disponibili in commercio già a partire da 20 franchi, che impediscono, con un posizionamento adeguato della cintura, delle lesioni interne a livello del ventre. Tuttavia, in caso di impatto laterale, un semplice rialzo non offre la stessa protezione di un sedile con schienale e poggiatesta. Delle ferite alla testa sono molto probabili. Troverete altri consigli utili nella guida Seggiolini Auto del TCS,